Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, Ministro Severino, cara Bice, cara Franca, cara Silvia, colleghi, amici, noi d'intesa con naturalmente la famiglia, il gruppo del Senato, la Fondazione Gerardo Chiaromonte, ho l'onore di presiedere, che raccoglie la memoria di tutte le organizzazioni territoriali della Campania, hanno voluto quest'oggi ricordare e parlare e discutere di Gerardo Chiaromonte, un dirigente, un uomo delle istituzioni e per la mia generazione, lasciatemelo dire, un maestro. Maestro di politica e un maestro di vita. Lo ricorderanno amici e compagni e lo ricorderà il ministro Severino e il presidente della Repubblica. Noi inizieremo con un brevissimo filmato che abbiamo tratto in pochi minuti di una lezione che Gerardo registrò nel 1976, erano lezioni alle quali avevano partecipato altri dirigenti dell'allora Partito Comunista Italiano e Gerardo Chiaromonte parlò a proposito della politica del PC, ma soprattutto di Palmiro Togliatti, a proposito dei comunisti, socialisti e i cattolici. Sono pochi minuti di questa registrazione che nei nostri archivi è di 35 minuti. Grazie per la vostra presenza, grazie signor Presidente. Questa lezione ha per titolo Togliatti e le tre componenti della società italiana, comunisti, socialisti, cattolici, e affronta temi importanti non soltanto per intendere a fondo l'azione e il pensiero politico di Palmiro Togliatti, per intenderne le ragioni profonde, ma la lezione è importante anche per comprendere, io credo, le ragioni della politica di oggi del Partito Comunista Italiano. In effetti queste ragioni non sono né tattiche né contingenti, ma fondano le loro radici nella storia del nostro partito e del nostro paese. È la prima manifestazione politica, pubblica, in cui si espresse la visione di Togliatti dell'unità delle forze democratiche, antifasciste della società italiana, fu senza dubbio quella che egli intraprese al suo ritorno dall'esilio cui l'aveva costretto il fascismo, la politica della svolta di Salerno. Si è molto discusso in tutti questi anni sopra la svolta di Salerno. Alcuni hanno parlato di occasione rivoluzionaria mancata, altri più benevoli hanno detto che l'azione delle forze avanzate della democrazia fu condizionata e frenata dalla presenza delle truppe straniere nel nostro paese. Certo, i condizionamenti internazionali ci furono e furono pesanti, ma la ragione fondamentale della politica di unità nazionale e democratica e in questo quadro di una particolare politica di unità con i socialisti e con la Democrazia Cristiana sono più profonde, erano più profonde. Sono ragioni che si collegano in primo luogo anche alla riflessione profonda sulle vicende storiche del nostro paese, al modo come il fascismo aveva vinto in Italia. Il fascismo in Italia vinse soprattutto perché le grandi forze popolari, quella socialista, quella cattolica, non riuscirono a trovare nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, un momento di unità
e a un momento di accordo per dirigere tutta la vita del paese in una direzione democratica. Il fascismo passò sopra la divisione tra le forze lavoratrici italiane e sopra la divisione tra operai, contadini, braccianti e ceto medio nel nostro paese. I risultati di questa politica, i risultati della politica di unità nazionale sono profondi, vasti, perché questa politica, l'iniziativa che si manifestò con la svolta di Salerno, la politica di Togliatti in questo campo, ha portato all'Italia dei risultati che in una certa misura sono validi ancora oggi e ancora oggi consentono al movimento operaio e democratico di andare avanti. Prima di tutto la riconquista dell'unità nazionale messa in forza dal fascismo, la riconquista dell'indipendenza del nostro paese dopo che il nostro paese era stato trascinato alla catastrofe da parte del fascismo, la Repubblica, la Costituzione. Un quadro politico, cioè, entro il quale in tutti questi anni si sono mossi i lavoratori, le masse lavoratrici, le organizzazioni dei lavoratori. Uno Stato fu costruito allora, in certo senso, nuovo rispetto allo Stato prefascista, con una Costituzione avanzata. Uno Stato alla cui fondazione contribuirono allora in prima persona le masse operaie e lavoratrici. E qui sta il frutto fondamentale della politica di unità nazionale e della svolta di Salerno. Prego, Presidente. Saluto del Presidente del Senato. Naturalmente nel programma che avevamo ideato all'inizio dell'anno il Presidente Grasso doveva svolgere un'altra relazione, ma oggi nella veste porta il saluto alla nostra iniziativa. No, ma non sfuggirò al... non posso. Signor Presidente della Repubblica, signora Napolitana, colleghi parlamentari, autorevoli ospiti, oggi è la mia prima volta in questa prestigiosa sala Zuccari nel ruolo di Presidente del Senato e sono onorato che ciò avvenga in occasione di un incontro così importante, in ricordo di Gerardo Chiaromonte a 20 anni dalla sua prematura scomparsa. È un onore tanto più grande per la presenza del Capo dello Stato, per la presenza di relatori tanto prestigiosi, dei familiari del senatore Chiaromonte, della signora Bicefoà, delle figlie Franca e Silvia, a cui rivolgo un affettuoso saluto. Mi scuserete se inizio con un ricordo personale, con il ricordo del mio primo incontro con Gerardo Chiaromonte. Avevo da poco finito di scrivere la monumentale motivazione della sentenza del primo maxi processo contro Cosa Nostra quando, nell'autunno del 1988, la Commissione parlamentare antimafia compì la sua prima missione conoscitiva proprio a Palermo. Anch'io fui ascoltato, alla stregua di altri colleghi, sull'attualità delle dinamiche mafiose e fui invitato a trasmettere una relazione scritta. Dopo qualche mese, nella primavera dell'89, mi fu chiesto di collaborare in modo permanente ed esclusivo con la Commissione. Devo confessare che di fronte a quella proposta, che pur ovviamente mi inorgogliva, all'inizio ero titubante. Avevo parecchie perplessità perché dopo 12 anni di sostituto presso la Procura di Palermo e 4 anni di giudice presso il Tribunale, si trattava di uscire dai ruoli della magistratura per andare ad affrontare un tipo di lavoro del tutto nuovo, sconosciuto, a stretto contatto con la politica. Come altre volte, avendo questa fortunata opportunità, mi confidai con Giovanni Falcone, il quale mi indusse ad accettare. Se non prendono te, mi disse, chiameranno altri, con le conoscenze sulla mafia che hai accumulato con il maxi processo, potrei dare quell'apporto tecnico di cui hanno bisogno. Il primo impatto col presidente Chiaromonte, che non avevo ancora conosciuto perché non aveva partecipato alla missione palermitana, non fu facile. Ricevetti l'impressione di una persona dai modi burberi,
che non ti faceva sentire immediatamente a tuo agio, ma probabilmente ero anch'io un po' spaventato dal nuovo lavoro. Dopo pochi colloqui, però, ebbi modo di scoprire un uomo meraviglioso, ricco di sensibilità, di umanità, di quell'ironia e simpatia tipicamente partenopea. Un uomo soprattutto dotato di un alto senso dello Stato. Un uomo delle istituzioni, come giustamente recita il sottotitolo dell'incontro di oggi. Fu molto facile affrontare con lui, insigne meridionalista, profondo conoscitore delle realtà sociali, economiche, politiche, culturali del Sud, i temi della mafia, di un fenomeno così complesso che si deve imparare a conoscere dall'organizzazione interna, dalle tradizioni, dai rapporti con le altre componenti sociali, economiche, politiche. Negli anni della nostra collaborazione, il comportamento del presidente Chiaro Monti è stato sempre improntato a severità, coraggio e rigore nella valutazione delle responsabilità, pur non nascondendo dove c'erano le divergenze e le riserve. Egli concedeva merito e comprensione a chiunque riteneva capace di comportamenti corretti e combattivi, soprattutto se in situazioni ambientali difficili. Ricordo discussioni interminabili su tanti temi: il ruolo dei pentiti, il rapporto mafia, politica, società civile, i compiti della magistratura, la crisi del sistema politico italiano. Vivemmo insieme, pur nella diversità dei ruoli, gli alti e bassi della nostra comune esperienza. I momenti di amarezza nello scoprire i limiti, le inadeguatezze degli uomini e delle strutture preposte alla lotta alla mafia. I momenti di entusiasmo e di speranza in ogni vittoria dello Stato, in ogni segno, piccolo o grande, di vitalità della società meridionale, di rivolta alla rassegnazione. Quando nel maggio 91 fui chiamato a collaborare con Falcone al Ministero di Grazia e Giustizia, continuai a mantenere il rapporto di collaborazione, seppur non più a tempo pieno, con la Commissione Antimafia. I nostri rapporti si fecero più radi nell'ultimo periodo, quando tra il 92 e il 93 assunse la presidenza del Comitato per i Servizi di Informazione e di Sicurezza. Ma anche in quegli ultimi mesi il nostro dialogo continuò, sempre vivo, sincero, stimolante. Ricordo ancora uno degli ultimi incontri a Palazzo di San Macuto, quando lo trovai sconvolto, incredulo, del terremoto politico-giudiziario determinato da Tangentopoli. Scrollando la testa ed alludendo al capitolo della relazione relativa a Milano, che allora aveva suscitato tante polemiche, anche a sinistra, e a cui il Parlamento non aveva dedicato molta attenzione, mi disse: «Non ci hanno voluto ascoltare, noi l'avevamo annunciato. Si ricorda, è scritto nella relazione, perversi intrecci tra affari, amministrazione e politica, pratiche di corruzione e indebite pressioni per ottenere dalla pubblica amministrazione favoritismi e vantaggi». Ma dei tanti motivi di attualità del pensiero e dell'opera di Gerardo Chiaromonte ne voglio qui citare in particolare uno. Egli credeva moltissimo nel rinnovamento della politica. Anche nei suoi ultimi anni di vita, che furono gli anni difficilissimi del disfacimento di un intero sistema politico, rifiutò sempre la facile e vuota denuncia di una contrapposizione tra una società civile tutta sana e una società politica tutta corrotta. Egli credeva nei partiti, in partiti certo rinnovati, aperti alla società, rifiutava le rappresentazioni sommarie e generalizzate di fenomeni che sapeva essere complessi. Teorizzava che per attuare il processo di rinnovamento la parte sana della società civile e della classe dirigente doveva esercitare una forte pressione sui partiti e sulla politica, in modo anche da evitare la presentazione come candidati di personaggi corrotti, collusi, compromessi o solamente chiacchierati. Quando espressi il mio scetticismo sulla possibilità di una tale rivoluzione, nell'imminenza delle consultazioni amministrative del 91, fu un'estate da una serie di omicidi e attentati commessi in Calabria in danno di politici locali o aspiranti candidati, una sorta di primaria a colpi di pistola.
concepì un codice di autoregolamentazione che fece sottoscrivere ai segretari di tutti i partiti, anche in vista delle consultazioni regionali siciliane. Grande fu la sua delusione, quando, esperiti i controlli dopo le elezioni, gli riferì che il codice era stato purtroppo più volte violato. Reagì dando disposizione di pubblicare i nomi degli impresentabili e dei partiti che non si erano attenuti alle regole sottoscritte, e allargando le braccia mestamente sentenziò: per una politica che non si sa rinnovare non c'è futuro. Un insegnamento al quale ancora oggi, in un quadro radicalmente diverso ma non meno complesso e delicato, dobbiamo fare riferimento. Così come non posso dimenticare la sua fiducia nel ruolo del Parlamento, che per tanti anni, prima alla Camera e poi al Senato, lo aveva visto protagonista di battaglie memorabili. Ritenevo, in verità ritengo tuttora, scriverà nel suo itinerario di un riformista, che il lavoro parlamentare, nonostante il decadimento e la crisi del Parlamento, sia uno dei modi più importanti per fare politica, per misurare le proprie posizioni, le proprie idee con quelle degli altri, alla testa di un collettivo di lavoro di molteplici e varie esperienze maturate in ogni parte d'Italia. Ecco, è così che vorrei davvero si muovesse il Senato che ho l'onore di presiedere, in una legislatura che sta muovendo i suoi primi passi, non certo facili, come un collettivo di lavoro di molteplici e varie esperienze maturate in ogni parte d'Italia. Il valore della vita di Gerardo Chiaromonte non si potrà disperdere. Ha lasciato un patrimonio morale di equilibrio, di coraggio, di serietà, di sobrietà, di senso dello Stato, di passione politica. Non solo i parenti, i familiari, gli amici, ma tutti siamo pervasi da una triste nostalgia di lui, che comunque vivrà per sempre nella nostra memoria e nel nostro cuore. Grazie. Grazie Presidente. Presidente Luigi Zanda. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, Ministro, signora Bice, signora Silvia e carissima Franca. Gerardo Chiaromonte è stato un importante senatore del Partito Comunista Italiano, di un grande partito dalle cui radici è nato il Partito Democratico, ma è stato anche un grande italiano. E per rendere omaggio alla sua straordinaria figura e al suo ruolo nella storia della Repubblica, che oggi la fondazione che porta il suo nome e i senatori del Partito Democratico hanno voluto che fosse ricordato con questo incontro. Mi è capitato più volte di incontrarlo e di stringergli la mano, ma non posso dire di averlo personalmente conosciuto, al contrario di molti di voi che gli sono stati amici, a cominciare dal presidente Napolitano, e da chi tra poco ne illustrerà la figura, da Massimo D'Alema a Emanuele Macaluso, da Giuliano Ferrara a Paola Severino. Ho però letto molto di suo e su di lui, e tanto me ne hanno parlato, sino a farmi pensare d'averlo veramente frequentato, come succede spesso con gli uomini eminenti. Fu un uomo di vasta e mai esibita cultura umanistica. Gli piaceva discutere, era fermo, ma mai arrogante, mai chiuso. Dai suoi studi di ingegneria seppe trasferire il rigore delle leggi matematiche e fisiche all'intangibilità dei principi ideali e morali che hanno improntato tutta la sua vita. Dalla scienza esatta delle costruzioni trasse gli strumenti necessari alla pratica della lotta politica, che in lui non fu mai settaria, sempre tesa a trasferire i suoi ideali nei bisogni delle donne e degli uomini del suo paese. Oggi ricordare Gerardo Chiaromonte ha un forte significato politico. In primo luogo obbliga a riflettere
su cosa, 20 anni dalla sua scomparsa, sia diventata la politica italiana. A cercare di comprendere come sia stato possibile che la grande statura degli uomini che hanno fatto la Repubblica sia seguito il sempre più vistoso declino dei nostri tempi. Ricordare Gerardo Chiaromonte e ricordare la sua straordinaria personalità, il suo profilo culturale, può aiutarci a capire le ragioni e i processi che in un tempo tanto breve hanno innescato una così colossale dissipazione, non solo di un solido patrimonio di pensiero politico, ma anche, e cosa ugualmente grave, di una straordinaria ricchezza di culture e di ideali. Come ricorda il titolo di questo incontro, Chiaromonte non è stato solo un dirigente di primissimo piano del suo partito, ma anche un grande intellettuale, un meridionalista, un uomo di giustizia, di antimafia e della sicurezza dello Stato, un eccellente parlamentare, un direttore amato e rispettato, di Rinascita e dell'Unità. Di una vita così piena di avvenimenti e così ricca di interessi e di incontri, voglio ricordare un solo punto nel quale mi sembra possa collocarsi la sintesi della sua complessa personalità. La politica è stata la sua ragione di vita ed in questo suo essere totus politicus in tempi di grandi divisioni e di violente contrapposizioni che in Chiaromonte si compone la sua visione della democrazia. Fermo e coerente col pensiero della sua parte politica e contemporaneamente uomo delle istituzioni pubbliche. È stato uno dei dirigenti più lucidi e più aperti del suo tempo e con la sua azione politica ha contribuito a rafforzare il ruolo nazionale e democratico del suo partito. Nella capacità di tenere strettamente legati il senso dello Stato e i valori dell'unità nazionale alla ragione politica c'è l'essenza del lavoro parlamentare di Gerardo Chiaromonte, ma c'è anche la distanza tra la sua Italia e i cambiamenti, purtroppo non in meglio, di quella d'oggi. In un libro autobiografico Chiaromonte ha scritto, cito, «Abbiamo partecipato cercando di dare un nostro contributo alla faticosa e pazienza costruzione di un'Italia democratica e di un mondo pacifico. Non c'è niente nella nostra vita che possa essere raccontato come atto esemplare o addirittura eroico, ma non c'è niente che possa esserci rimproverato come contrario alla causa della democrazia e della libertà del nostro paese». Terminata la citazione. L'unità degli italiani, l'amore assoluto per la democrazia, una solida cultura di governo, sono questi gli attributi e i contributi distintivi di un comunista che ha avuto un grandissimo senso dello Stato. Quel senso dello Stato che fa scolorire lo spirito di parte e che, assieme alle sue meravigliose qualità umane, hanno fatto di Chiaromonte un grande italiano. Grazie. Grazie Presidente. Franca Chiaromonte, attraverso me, rivolge al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, a tutti voi un grazie. I postumi delle malattie che mi ha colpito mi impediscono di dirvelo direttamente. Voi tutti e voi tutte mi aiutate. Papà era un uomo taciturno e di vecchia scuola comunista. Di certi argomenti non parlava mai in famiglia, ma nella politica privilegiava l'arma della mediazione. È possibile usarla anche adesso in tempi così diversi e così tormentati? Papà era un garantista, anche io lo sono, nonostante i tempi. Papà rideva sempre, soprattutto a Vico e Quenze. Ogni estate ci andavamo con mamma, io, Silvia e la comunità, Carlo, Pietro, Fernanda, Lea, Ginette e tanti altri. Certo, ci si azzuffava continuamente, ma lui chiudeva con un lassafà a Maronna, naturalmente il mio napoletano, chiedo scusa. Grazie. Emanuele.
Caluso per l'introduzione alle comunicazioni. Puoi fare da qui, Emanuele? No, vuoi dimostrare che sei giovane. Così è. Gerardo Chiaromonte aderì al Partito Comunista Italiano nel dicembre del 1943, ma come scrisse nel suo libro biografico, col senso di poi, fu la politica di Togliatti, dice, a trasformare una semplice iscrizione in una scelta di vita. Il riferimento è al fatto che il segretario del PC, dopo il suo rientro in Italia a marzo 1944, propose una politica in cui su tutto prevaleva l'interesse nazionale, la liberazione e la riunificazione del paese, la conquista della democrazia, della Repubblica e della Costituente, per dare soluzione ai problemi antichi e nuovi che travagliavano l'Italia. Una politica che si identificava anche come via obbligata, quella democratica, per un possibile transito al socialismo. Gerardo, nel libro che ho citato, scriveva, cito, «Avevo l'età di 19 anni quando cadde il fascismo e quando si aprì, anche attraverso vicende terribili, la speranza di poter costruire un'Italia nuova basata sulla democrazia, aperta agli sviluppi più avanzati in un mondo di pace. Con un importante elemento aggiuntivo, tanto importante da diventare parte essenziale, una volontà di operare per la soluzione della questione meridionale e in questo quadro costruire un avvenire diverso e moderno per la città di Napoli e i napoletani». Gerardo in quegli anni era a Napoli, la città che non era solo la capitale del Mezzogiorno, ma un centro di elaborazione di iniziativa politica. E con il contributo di Togliatti e la straordinaria forza politica di Giorgia Mentola, la questione meridionale, intrecciata con quella della riforma agraria, si configurò come questione nazionale e riferimento centrale della strategia togliattiana. L'avvento della guerra fredda e della divisione delle forze che avevano sconfitto il nazismo e il fascismo, i caratteri che assunsero l'elezione del 1948, la nascita del Cominform, condizionarono e non poco lo sviluppo della politica di Togliatti, sancita al quinto congresso del PC svoltosi a Roma nel dicembre del 1945. Tuttavia, se ci fu una battuta d'arresto e anche qualche arretramento, la linea di fondo, la scelta della via democratica non fu certamente rovesciata. E nel Mezzogiorno, negli anni 50, si svolsero grandi lotte sociali e per la riforma agraria e la rinascita del Mezzogiorno che coinvolsero tanti giovani, fra cui Gerardo. Che la strategia non cambiò è testimoniato dal carattere che assunsero quelle lotte. Una strategia che Togliatti sintetizzò in un passo del discorso che fece ai comunisti napoletani nel congresso del 1954. Eccolo. La soluzione della questione meridionale, diceva, cioè di tutto quel complesso di problemi di fronte ai quali si trovano le popolazioni meridionali, può essere rinviata quando avremo il potere socialista, si interrogava Togliatti. Si possono rinviare la riforma fondiaria, la riforma dei patti agrari, l'industrializzazione di Napoli, eccetera. No, no, rispondeva. Queste questioni non si possono rinviare, perché le popolazioni meridionali debbono vivere e noi dobbiamo guidarle a conquistarsi quella migliore esistenza cui hanno diritto. Migliore esistenza, diceva Togliatti, nell'oggi. Anche lui forse era un po' migliorista.
questo intreccio, la lotta per migliorare le condizioni di vita del popolo e le riforme per cambiare il Sud e il Paese, fu il pane quotidiano che nutrì una generazione di comunisti a Napoli, nel Sud, in Sicilia e in tutto il Paese. E ricordando l'opera di Gerardo, voglio ricordare quella di un gruppo di giovani formatesi a Napoli con Giorgia Mentola, che hanno dato un eccezionale contributo alla politica nazionale. Faccio solo 3 nomi per non farne 20. Chiaromonte, Maurizio Valenzi, Giorgio Napolitano. Non è stato, badate, il contributo di un gruppo, gli amentoliani come vengono chiamati, ma di persone che autonomamente e anche su posizioni diverse hanno svolto nel Partito Comunista Italiano, soprattutto nelle istituzioni, un ruolo rilevante. È un dato politico-culturale allegato questi compagni ad altri che avevano storie ed esperienze diverse. E questo attiene al rapporto tra le lotte per le riforme e il sistema di alleanze sociali e politiche, soprattutto il rapporto con il Partito Socialista. La brevità di questo intervento mi costringe a sintetizzare, esponendo solo alcuni fatti che hanno caratterizzato la lotta politica all'interno del Partito Comunista, così come racconta Chiaromonte nel suo libro che ho citato, e quindi il suo impegno riformista. Primo, il dibattito sulla riforma agraria. Dare la terra ai contadini e promuovere l'associazionismo dei coltivatori o puntare a fare grandi aziende a conduzione collettiva. Il dibattito coinvolse non solo il partito, ma il sindacato. E Gerardo ricorda il contributo che diedero Emilio Sereni e Luciano Romagnoli. Sempre su questo fronte si svolse un aspro confronto sulla presunta sconfitta del Movimento per la Terra, evocata da militanti e studiosi, e la replica a cui partecipò attivamente Gerardo, sul significato invece che ebbe la grande spallata che quel movimento diede per mutare il volto del Mezzogiorno arcaico e semifeudale e promuovere una nuova classe dirigente. In questa occasione la discussione tese a contrastare schematismi ideologici. I problemi del Sud si sono anche complicati, ma le regioni della sconfitta e delle condizioni del Sud di oggi sono successive a questo movimento, e Gerardo in quel libro ne fa riferimento. Secondo, il confronto nel PG nei primi anni 60 sul centro-sinistra, tra chi lo bollò come un tentativo del neocapitalismo di inglobare la classe operaia in un disegno di modernizzazione a cui cedevano i socialisti, e chi invece, come Togliatti, lo considerò un terreno nuovo e più avanzato nella battaglia per le riforme. L'undicesimo congresso, svoltosi nel 1966, con il noto intervento di Pietro Ingrao, mise in evidenza come una parte significativa e larga del partito sposava le sue posizioni. Ancora una volta il contrasto riguardava il carattere delle riforme e il sistema delle alleanze. I rapporti a sinistra col Partito Socialista Italiano non riconducibile, come alcuni volevano, solo al PSUP. Anche in questa occasione Gerardo partecipò attivamente a quel confronto politico. Infine, Chiaromonte fu stretto collaboratore di Enrico Berlinguer come direttore di Rinascita e nella segreteria del Partito Comunista. Contribuì con Bufalini e Napolitano alla elaborazione della politica che sboccò nel 1976 nei governi di Solidarietà Democratica e nell'aspra lotta al terrorismo. Una collaborazione che continuò anche dopo la fine del governo di unità e il congresso del Partito Comunista del 1979 che confermò la linea politica dell'unità democratica. Questo rapporto politicamente si complicò, il rapporto tra Berlinguer e Chiaromonte,
quando nel 1981 il segretario del partito propose una svolta con una nota formula, con la nota formula dell'alternativa democratica e un forte rilancio della questione morale. I fatti noti sono noti e le polemiche hanno avuto un eco anche recentemente, con giudizi su chi criticò quella svolta che falsificano la storia. Se ne parla come se il dissenso politicamente aperto e motivato a Berlinguer riguardasse la questione morale e non il momento e il modo in cui venne posta. Il giudizio più severo su quelle posizioni assunte da Berlinguer l'ho ritrovato nei diari di Alessandro Natta, il quale dopo la morte di Enrico fu considerato l'erede politico più conseguente e perciò eletto segretario del partito. Scriveva Natta, cito: «Le cose sono dette in modo irritante, gli altri sono ladri, noi non abbiamo voluto diventarlo. C'è una verità sostanziale», commentava Natta, «ma il tono è moralistico, settario, nel senso di una superiorità da eletti e da puri». Chiaromonte invece sul tema svolse solo ragionamenti che attenevano ai rapporti politici. Nel suo libro scrive, cito: «Il fatto grave che Berlinguer sostanzialmente avallò, e oggi possiamo ricordarlo, non solo che sostanzialmente avallò, fu la conflittualità tra il Partito Comunista e il Partito Socialista e l'archiviazione e anche la critica aspra alla politica che il PC aveva fatto. Oggi possiamo ricordarlo solo come un militante e un combattente della sinistra, ma soprattutto come uomo a servizio delle istituzioni democratiche». Chiaromonte fa un'esaltazione di Enrico Berlinguer, del suo messaggio, delle sue battaglie, del suo ruolo nell'area internazionale. Ebbene, io ritengo che questa formulazione e questo giudizio di Chiaromonte vanno ricordate. Chiaromonte ancora sviluppò questo argomento, ma al tempo stesso scriveva: «Le critiche alle quali ho accennato, ecco, testualmente, non diminuiscono in me la stima per un dirigente del PC che ho ammirato anche nel suo costume di serietà, un uomo che ha avuto grandi intuizioni politiche e culturali come quelle sulla austerità e i doveri verso i popoli del sud del mondo, un comunista italiano che ha saputo riaffermare a Mosca il carattere universale della democrazia e al quale hanno guardato gli innovatori democratici, i rivoluzionari dell'est e dell'ovest dell'Europa e del mondo». Questo era il giudizio che Gerardo dava appunto di Enrico. Sono questi i sentimenti e gli apprezzamenti anche di chi, come me, in quell'occasione mosse critiche a Berlinguer, il quale per alcuni novelli berlingueriani di oggi sembra che la sua opera omnia sia racchiusa nell'intervista ad Eugenio Scalfari sulla questione morale. Concludo. Gerardo continuò il suo impegno con lo stesso fervore politico e la stessa linea: l'unità sinistra e l'unità democratica come condizione ineludibile, ineludibile per una politica di riforme. E lo fece anche nel momento in cui Occhetto propose la svolta della Bolognina, indicando insieme ad altri compagni l'approdo nel socialismo europeo. Ma il clima nel Partito Comunista già allora, per quel che riguarda i rapporti tra i compagni che avevano posizioni politiche diverse, era cambiato. E lo si vide al 18° congresso nel 1989 e al 19° nell'ultimo congresso del 1990, quando Gerardo non fu più proposto ed eletto nella direzione del partito. Tuttavia, il suo impegno non mutò di una sola virgola nel partito e soprattutto nell'istituzione,
E oggi quindi tutti possiamo ricordarlo non solo come un militante e un combattente della sinistra italiana, ma soprattutto come un uomo sempre a servizio delle istituzioni e dello Stato democratico. Grazie. Grazie Emanuele. Presidente D'Alema. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, signora Clio, carissime vice, Franca, Silvia, signor Presidente del Senato, personalità, amiche ed amici tutti. Credo che questa giornata così opportunamente dedicata al ricordo di una delle maggiori personalità del comunismo italiano abbia preso da subito un carattere non celebrativo, ma il carattere proprio di un confronto sul ruolo di una grande personalità che ha lasciato un'impronta profonda nella vita politica, che è stato protagonista di battaglie importanti e che ha lasciato insegnamenti di cui avvertiamo ancora oggi vivissimo il significato. Egli seppe nello stesso tempo essere profondamente uomo del suo partito, della sinistra, profondamente legato ai nostri valori, da un partito dal quale non si discostò mai, neppure nei momenti che non mancarono di grande amarezza. E forse la lettura di quel suo ultimo messaggio, di quel suo ultimo discorso in una drammatica giornata napoletana, vale più di ogni altra testimonianza della forza del suo legame con il partito cui aveva legato la sua vita. Lì parlò di amore verso il suo partito, in una giornata difficile, ma fu anche uomo dello Stato e delle istituzioni, profondamente legato alla democrazia italiana. D'altro canto, come egli stesso scrisse, la storia del PC non poteva essere interpretata come una ininterrotta serie di errori, proprio perché su di essa era stata impressa la matrice nazionale e democratica. Da Gramsci e da Togliatti, da Gramsci a partire dal congresso di Lione del 1926, e da Togliatti, come ricordava Aurora Emanuele Macaluso in modo particolare, con la svolta di Salerno e con la linea di unità nazionale, democratica, antifascista che Togliatti impresse al Partito Comunista Italiano. E d'altro canto il legame di Chiaromonte, come di buona parte di quella generazione con il PC, nasce proprio nel segno della battaglia democratica e antifascista. E lo stesso legame con l'Unione Sovietica, su cui tornerò, pure così controverso, non è comprensibile se non a partire dal riconoscimento che per quei giovani ragazzi, 19-20 anni, fu così forte. Riconoscimento del ruolo che l'Unione Sovietica aveva avuto nel fermare l'avanzata nazista e nell'imprimere una svolta così profonda alla storia del mondo. È stato ricordato il meridionalismo di Gerardo Chiaromonte, che meriterebbe in sé una riflessione. Egli è stato profondamente meridionalista, in modo radicale, ha visto nella questione del Mezzogiorno un tratto fondamentale di quel tema dell'unità del paese e quindi della forza della democrazia italiana che così lo appassionò, ma un meridionale sobrio. Lasciatemi dire, si è parlato molto del suo rapporto con Napoli
per la sua incancellabile radice lucana, che ne fece un napoletano molto particolare, con un tratto di sobrietà, direi, e con un certo fastidio verso le manifestazioni della napoletanità più esteriore. Chiaromonte si è interrogato in pagine molto belle, anche eticamente importanti, sulle responsabilità della sua generazione e sulle sue, in particolare per quanto attiene al tema del rapporto con l'URSS e con l'esperienza del comunismo sovietico. Egli è stato certamente uno dei dirigenti più asovietici del Partito Comunista Italiano e tuttavia non ha mai accettato l'idea che l'intera esperienza del comunismo potesse essere liquidata e ridotta ai crimini e alle violazioni pure così gravi della democrazia e dei diritti umani. E cercò sempre di vederne in una visione storicistica il ruolo, anche come fattore di liberazione e di mutamento dei rapporti di forza mondiali. Ma in particolare egli vide nella esperienza del comunismo in Italia un fattore fondamentale della costruzione della democrazia nel nostro paese. Gerardo è stato uomo della unità della sinistra, ma direi di più della unità fra gli italiani, come condizione per rafforzare e far progredire una democrazia fragile, per consolidare la forza di un paese diviso. Io mi sono trovato a vivere al suo fianco uno dei passaggi cruciali della nostra storia. Un passaggio, quello tra il 76 e il 79, che ha rappresentato non a caso il centro della sua riflessione, il tema a cui egli ha dedicato tanta parte dei suoi scritti. È indubbiamente una fase cruciale della storia italiana, insieme il momento più alto del progetto unitario e democratico del Partito Comunista, ma anche il momento della sconfitta di questo progetto. La solidarietà nazionale, con i suoi risultati che egli rivendicò, al di là di ogni giudizio liquidatorio, ma anche l'insorgere del terrorismo, il rischio di una frattura drammatica, particolarmente nel rapporto con le nuove generazioni, di una frattura non solo fra i giovani e la sinistra, ma tra i giovani e la democrazia italiana. Ricordo questo tema perché questo certamente fu il tema al quale è più legata anche la mia esperienza personale. Io, segretario della Federazione Giovanile Comunista, Gerardo, l'uomo più vicino a Enrico Berlinguer, il coordinatore della segreteria del partito, il riferimento quotidiano del nostro lavoro, del nostro dibattito. Io ricordo lo spirito aperto, la modernità di Chiaromonte, la sua disponibilità al confronto, anche nel dissenso, il rifiuto di ogni soluzione burocratica autoritaria delle questioni più controverse. Noi discutemmo in momenti in cui non era facile discutere. Io ricordo un drammatico comitato centrale del Partito Comunista Italiano a pochi giorni dall'assalto dell'autonomia operaia all'AMA, un dissenso durissimo. La Federazione Giovanile Comunista sosteneva la tesi, ardita in verità, che bisognava continuare ad essere parte del movimento dei giovani,
pure vedendo che in quel movimento si muovevano anche frange violente e persino vicine al terrorismo. La segreteria del Partito Comunista riteneva che invece al primo punto ci fosse la difesa della democrazia, il rifiuto della violenza. Erano due modi molto diversi di affrontare una questione cruciale. Andammo ad un comitato centrale nel quale, e Chiaromonte fu quello che volle questo, fu affidato a me il compito di fare la relazione. E subito dopo Paolo Bufalini prese la parola a nome della segreteria per sostenere la tesi opposta. E poi si discusse, in una discussione aperta, che rimane tuttora testimonianza del travaglio, del confronto, ma anche di un modo democratico di affrontare passaggi pure così rilevanti e così drammatici. Tornammo su questi temi in quel bellissimo convegno dell'Istituto Gramsci sulla crisi della società italiana e le nuove generazioni nell'ottobre di quello stesso drammatico 1977. Si discuteva, egli visse in modo drammatico questo passaggio, comprese le ragioni per le quali quella politica a un certo punto non era più sostenibile per il nostro partito. Vide e denunciò anche le responsabilità del gruppo dirigente della Democrazia Cristiana. Ricordo in particolare la sua amarezza per quella campagna elettorale nei giorni drammatici di Moro, in cui una parte del gruppo dirigente democristiano apertamente teorizzò che era arrivato il momento di logorare il Partito Comunista e il suo rapporto con il Paese. Egli forse fu uno dei dirigenti comunisti che colse prima la crisi di quella politica, proprio all'indomani dell'assassinio di Aldo Moro, che ne faceva venire meno un pilastro ed una garanzia essenziale. Ma non condivise il modo in cui Berlinguer ne uscì. Non condivise la scelta di Berlinguer di mettersi alla testa di quella che a lui parve la scelta di un riflusso identitario, foriero di guasti di lungo periodo, perché proprio il rischio era che in qualche modo, ripiegando su se stesso la sinistra e il movimento operaio, finissero per smarrire non le ragioni congiunturali della collaborazione con la Democrazia Cristiana, ma quella ispirazione nazionale e democratica che costituiva un tratto essenziale della identità del PC. Quello fu un momento di grandissima difficoltà, di grandissima sofferenza, anche nel rapporto tra le persone, perché, come ha ricordato Macaluso, il rapporto umano, personale, tra Berlinguer e Chiaromonte era un rapporto fortissimo. E direi che i due condividevano anche un certo pessimismo della ragione nel guardare alle cose della società italiana, un comune sentire che li aveva aiutati nella collaborazione nei momenti più difficili. E naturalmente fu un problema anche per quella generazione come la mia, che si sentiva profondamente legata a Berlinguer, ma che aveva anche un debito intellettuale, politico, formativo con un uomo come Gerardo Chiaromonte. Tuttora io credo meriterebbe di essere approfondita, diciamo, la natura di quel contrasto, per cercare di vedere le ragioni e i torti. Certo, il rischio di un ripiegamento, di un isolamento della forza comunista fu fortissimo. E non solo di una rottura a sinistra,
ma il rischio è che la questione morale, che pure vi era, finisse per essere sollevata non come leva per un rinnovamento dei partiti, ma come qualcosa che si rivolgeva contro il sistema dei partiti nel suo complesso, con il rischio di dare così l'avvio ad una stagione antipolitica di cui poi dopo abbiamo misurato i danni negli anni più recenti. Non si può negare che Berlinguer avesse visto, e prima di altri, quanto profondi erano i guasti che si erano creati, anche se indubbiamente la risposta politica che egli dette fu una risposta difensiva, incapace di delineare una prospettiva nuova per l'insieme della vita democratica del Paese. Ed è anche vero che lì si generarono quegli elementi di confusione tra esigenza di legalità e ragioni della lotta politica, che sono due valori fondamentali, ma che non possono essere tra di loro sovrapposti, pena il rischio di scadere in forme di giustizialismo che avvelenano la vita politica e non fanno progredire la democrazia. Fu dunque un momento assai difficile. Ci fu un dissenso tra di noi e quel dissenso rimane fondante, a mio giudizio, di molte delle cose che sono accadute dopo. Non soltanto un dissenso intorno al Partito Socialista, fino a che punto l'impronta culturale e politica che Craxi aveva dato alla politica socialista aveva compromesso la possibilità di una politica di unità a sinistra. Certo, questo fu un tema di discussione tra di noi, ma ripeto, il tema più di fondo riguardava proprio il rapporto tra questione morale e riforma della politica, un'ambiguità che ha continuato a pesare negli anni e che certamente ha in parte condizionato l'evoluzione successiva del Partito Comunista e il modo stesso in cui si compì la svolta. Chiaromonte sostenne la svolta, ritenne quello il compimento necessario di un processo democratico. Rifiutò l'idea che quella parte del partito di cui egli si sentiva componente così essenziale potesse non dare un suo contributo alla svolta. Riconobbe anche il coraggio di Occhetto e tuttavia non nascose il suo fastidio verso un impianto culturale in cui sicuramente non lo convinceva l'idea della discontinuità. Non lo convinceva un'analisi della Prima Repubblica sotto il segno del consociativismo e non lo convinceva quell'esaltazione a volte acritica della società civile versus i partiti che finiva per essere una lettura distorsiva e semplicistica della crisi italiana. E tuttavia la svolta era necessaria, semmai in ritardo. Egli dette il suo contributo in un momento difficile, lo fece non rinunciando alla lotta politica, lo fece anche pagando un prezzo personale con amarezza, ma non si tirò indietro anche quando si sentì ingiustamente escluso da determinate funzioni dirigenti. E anche in questo, penso, ci ha lasciato un insegnamento, uno stile, un modo di vivere la politica. E infine, lasciate che io ricordi in lui il fatto che più forse mi ha segnato. Gerardo è stato uno straordinario educatore. Aveva curiosità verso gli altri, ti ascoltava, era curioso delle cose nuove, della cultura moderna. Forse anche perché pesava in lui la formazione scientifica,
l'essere certamente un intellettuale meridionale di impronta storicistica, ma anche un ingegnere che aveva lavorato a Milano e aveva mantenuto un ricordo, diciamo, una nostalgia di quella città. E questo ne faceva e ne ha fatto una figura del tutto particolare, in grado di lasciare un'impronta molto profonda nella vita degli altri. Un educatore, appunto, non accondiscendente, severo. Io ricordo quando fui chiamato dal responsabile di organizzazione. Il problema dei tempi. Ho finito. E da Gerardo Chiaromonte, e mi fu detto che era opportuno che prendessi la strada più lunga e più difficile, e cioè di andare in Puglia, quella che aveva meno certezze di carriera, che era anche umanamente più dura, però sapevo di essere in un partito in cui quando ti indicavano la strada più difficile era un segno di rispetto e persino d'affetto. E non era una manifestazione di disinteresse. Ecco, questo tipo di politica qui certamente è giusto rimpiangerla. Grazie. Grazie Presidente. Giuliano Ferraro. Ti devo interrompere, no? No. Mio Presidente, signora Clio, signor Presidente del Senato, autorità, cara Bice, cara Silvia e cara Franca, il mio sarà un breve ricordo personale, come d'altra parte mi era stato chiesto. Vorrei però, nella giusta dimensione di rammemorazione e anche di rimpianto di una personalità fantastica e di una figura così anche simpatica, come fu Gerardo Chiaromonte, introdurre un elemento, non dico scherzoso, ma insomma un elemento di antropologico, diciamo così, ecco, è di moda questa parola. Il Partito Comunista, come tutti sanno, era il regno sardo piemontese, se non erano di Torino, di Sassari o di Genova, non c'era modo, diciamo, di far loro spazio come fondatori, dirigenti, capi, ideologi, e lo era un partito sardo-piemontese, in un senso, tecnicamente proprio sto parlando della filiera dei segretari del partito, a partire dalla sua fondazione, lo era anche in un senso un po', come dire, ideologico, culturale. Il nordismo non l'ha inventato la Lega, insomma, un certo forte radicamento dentro l'identità italiana profonda, quella venuta dai processi politici unitari, lo aveva espresso, tra gli altri, con molta forza il Partito Comunista. E Gerardo Chiaromonte fa parte della schiera, della stirpe, della schiatta, eminente, insigne, e però anche simpatica, anche straordinariamente alla mano, capace di imprimere colori, cromatismi assolutamente inauditi alla vita del partito, dei dirigenti meridionali. È stato ricordato in diversi interventi, sono stati ricordati i loro nomi, per pudore non farò quello a cui tutti in questo momento pensano, che è il nome del nostro Presidente della Repubblica, ma insomma da Amendola, a Licata, appunto a Maurizio Valenzi, a Emanuele Macaluso, perché no? I dirigenti meridionali parlano come ragazzi, anche intorno ai 90 anni, come ha fatto stasera Emanuele Macaluso, della storia della loro vita e del loro partito. E, insomma, fu il contrappeso, il dirigente comunista meridionale, avesse letto o no Croce, fosse o no umanista o avesse avuto una formazione scientifica, fu il complemento, insieme il contrappeso di una certa rigidità che invece si era incarnata nell'asse che va da Gramsci a Berlinguer e che era, per carità, una cosa straordinaria, una grande risorsa della storia nazionale
e una delle vere anime matrici del Partito Comunista, ma aveva, io ricordo Chiaromonte tutte le volte che veniva a Torino, si parlava, si discuteva, eravamo due stranieri, diciamo, a Torino. Io ero lì alla Federazione Torinese del PC, facevo il lavoro operaio, mi occupavo anche della Commissione Problemi dello Stato, con Chiaromonte, coordinatore della segreteria, in quel triennio fatale evocato da D'Alema, 76-79, avevamo molti rapporti. E mi ricordo che, insomma, tutto ciò che di meravigliosamente attivo, militante, forte, esprimeva allora l'operaio piemontese, il sindacalista piemontese, la Camera del Lavoro, il Partito Comunista della città, della provincia, delle valli, era meravigliosamente valorizzato da Chiaromonte, up to a point, cioè si arrivava poi al momento in cui bisognava fare fronte a forme di rigore che sconfinavano nella ottusità ideologica. Gerardo Chiaromonte aveva un'idea seria della politica che condivideva con la sua generazione e con quella dei suoi maestri, ma non pesante. L'uomo politico meridionale, l'intellettuale, lo storicista che era in lui, preservava il carattere della persona, anche nella milizia più rigorosa, gerarchica, disciplinata, dalla seriosità, dalla compunzione, dalla vanità, cose oggi così tristemente diffuse, sotto le più diverse spoglie. Come molti giovani comunisti sparsi nelle federazioni territoriali, come il gruppo dirigente dell'organizzazione giovanile insediato a Roma, D'Alema ha portato il suo ricordo in merito, conoscemmo bene il Chiaromonte politico di vertice, che aveva già prodotto e maturato un'esperienza importante alla guida dell'apparato e delle lotte sociali nel Sud, come capo della segreteria di Enrico Berlinguer. Forse capo della segreteria, era il coordinatore della segreteria del Partito Comunista regnante Enrico Berlinguer. Era un incarico di estrema delicatezza e responsabilità, era il centro del centro della decisione politica quotidiana, una missione complicata e faticosa. Parlo in particolare dei mesi e degli anni difficili che culminano con il terrorismo dispiegato e l'attivismo dei suoi nuclei incombenti nelle università e nelle fabbriche nel cosiddetto movimento del 77. Siamo avanzati dentro il triennio 76-79. Ero nell'ufficio di Chiaromonte a Botteghe Oscure la mattina in cui poi, spostatomi fisicamente io all'Università La Sapienza per assistere al comizio di Luciano Lama, fui spettatore dell'aggressione violenta al palco e della cacciata di noi comunisti e dei sindacati dei lavoratori dal perimetro della città studi, occupata e militarizzata nel Gran Teatro degli Indiani Metropolitani e nella realtà delle Brigate Rosse, mezzo emerse e mezzo clandestine. Chiaromonte, quella mattina, nel corso della riunione, che naturalmente avveniva all'ombra di questo grande fatto che stava per prodursi, in un'Italia il cui clima non devo credo ricordare, soprattutto per i meno giovani di questa sala, era in grande ansia per la manifestazione della CGIL nel piazzale, che era il centro, il piazzale dell'università, della mobilitazione movimentista molto violenta anche a Roma, quella che ebbe per teatro la città di Bologna e che portò a un certo punto Berlinguer a parlare di un fenomeno diciannovista. Si intuiva, senza saperlo esprimere con chiarezza dimostrativa, era molto complicato poi arrivare a definizioni certe, che era maturato un clima ossessivo di vasta e ramificata pratica illegale e clandestina della lotta politica, che in questo clima maturavano eventi sempre più forti, che spingevano con sempre maggiore efficacia verso la provocazione ai danni dello Stato e della formula politica dell'unità nazionale o del compromesso storico, una prospettiva che spaventava e si collegava anche per la sua origine nelle riflessioni sui fatti del Cile a scenari di tipo sudamericano. Un'ansia fredda e tutta politica era quella di Chiaromonte. Era molto dubbioso sull'opportunità di quella manifestazione nella trincea avanzata del movimento di eversione urbana ormai in forte dispiegamento in tutta Italia. E si capiva benissimo questo dubbio, questo timore, espresso
nei modi giusti, nei modi politicamente possibili, la manifestazione stava per aver luogo. Lo capivo in particolare io che ero lì a raccontare le peripezie antiterrorismo nella Federazione di Torino, dove avevo svolto e svolgevo lavoro operaio intorno agli stabilimenti Fiat e mi occupavo della mitica sezione Problemi dello Stato, la commissione incaricata di fronteggiare da vicino e rivelare i sintomi della presenza operativa del partito armato. C'era un dissenso, come no, che poi si espresse più blandamente, anche più riccamente se vogliamo, su un livello culturale elevato nel convegno del Gramsci ricordato da D'Alema, che si espresse nello scontro politico che si aprì quando, diciamo, in un qualche senso Chiaromonte passò all'opposizione, come si faceva allora in un partito centralizzato e carismatico come il Partito Comunista, della politica di Berlinguer, una fase ricordata con schiettezza da ragazzo da Emanuele Macaluso, una schiettezza di cui davvero credo dobbiamo tutti ringraziarlo. Sì, c'era un dissenso. Alcuni di noi, per esempio, erano in dissenso con un dirigente valoroso e attento come Chiaromonte era, proprio per quella sua tendenza, nata da una sana curiosità, nata da una volontà di ascolto, nata dalla preoccupazione di rendere efficace la presenza sociale e politica di questo grande corpo che era il Partito Comunista, con tutto il mondo che gli ruotava intorno. Però, insomma, noi gli tributavamo un immenso rispetto a Chiaromonte, ma pensavamo che la tecnica della mediazione sociale e politica, così come si veniva dipanando in questa idea di stare dentro il movimento che era incarnata principalmente dal gruppo dirigente della Federazione Giovanile Comunista Romana e da Massimo D'Alema, fosse un errore politico. Chiaromonte voleva assorbire gli urti, ricomprendere le piattaforme di lotta in azione, guidare e orientare per quanto possibile almeno una parte del movimento di massa tra i giovani attraverso la riaffermazione dello Stato democratico e della democrazia dei partiti, ma anche attraverso una presenza di stimolo creativo e di intelligenza sociologica. Chiaromonte fu anche un attento sociologo del movimento del 77, della crisi italiana della seconda metà degli anni 70. Senza saperlo, tutti, con diversi gradi di intuizione del pericolo, ci avviavamo verso il grande delitto politico. Il rapimento, la detenzione, il processo e l'esecuzione di Aldo Moro. E ciascuno dalla propria postazione aveva non già una formula fissa e risolutiva. In questo D'Alema ha ragione, fu un periodo di discussione aperta e ricca nel Partito Comunista, ma una sensibilità e una cultura politica particolare per decifrare questa realtà e cercare di incidere in essa. L'altro grande ricordo di Chiaromonte, e concludo, riguarda il dopo Berlinguer, e qui lo osservavo da lontano perché ero già fuori dal Partito Comunista. Ebbi un colloquio con lui, il primo dirigente, diciamo così, a normalizzare il rapporto con il reprobo, al ristorante romano La Campana, una cena di cui ho un bellissimo ricordo, di racconti, anche molto personale, con risvolti di grande sensibilità su una vicenda che era allora una vicenda traumatica, essere fuori da questa grande famiglia, da questa specie di grande, come dire, coinè, quasi genetica, diciamo, che era la storia del movimento operaio del Partito Comunista. Aveva perso nell'ultima parte della sua vita una quota del grande centralizzato potere che si doveva esercitare nella segreteria del PC, ma non il gusto per la politica intesa come arte del possibile e del governare. Lo applicò in particolare ai fatti di mafia e lo applicò questo gusto, questo talento nel suo ruolo decisivo di parlamentare e presidente della Commissione Antimafia. E dunque un livello intrinsecamente legato alla politicità anche dei fatti criminali, con un rigore garantista e con una serietà analitica che ho sempre trovato, anche da un osservatorio ormai distante, ammirevole. E in cui mi è parso si sia riconosciuta nella sua esperienza politica e parlamentare, e lo testimonia anche il biglietto delicato che mi ha toccato, che ha scritto all'Assemblea, sua figlia Franca, anche lei un'innamorata lucida e razionale della dimensione politica nell'esistenza pubblica e privata. Grazie. Grazie Giuliano. Grazie per la presenza e per il suo contributo, il suo intervento al Ministro Paola Severino.
Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signori parlamentari, autorità, signore, e mi rivolgo in particolare alle signore familiari di Gerardo Chiaromonte, la moglie e le due figlie, signore e signori. Ritengo un privilegio essere stata invitata a dare il mio contributo a questo convegno che vuole ricordare Gerardo Chiaromonte a 20 anni dalla scomparsa, pur non potendovi dare testimonianze dirette di una mia personale conoscenza. Ma lo ritengo un doppio privilegio. Innanzitutto perché la storia di Chiaromonte si intreccia in modo inscindibile con la città di Napoli, molte volte citata oggi, città alla quale mi lega un sentimento profondo. E permettetemi qui un piccolo, piccolissimo ricordo personale, sia pure indiretto, l'orgoglio con cui mia zia mi ricordava di aver studiato al liceo Giambattista Vico nella stessa classe di Gerardo Chiaromonte. In secondo luogo perché una parte significativa dell'esperienza di Chiaromonte e di Chiaromonte è legata alla Commissione parlamentare antimafia che gli ha presieduto proprio negli anni delicatissimi in cui il nostro Paese adeguava l'impianto legislativo ai mutamenti nella struttura dell'organizzazione mafiosa. E vorrei qui brevemente evidenziare tre aspetti del pensiero di Chiaromonte: la matrice culturale, l'elaborazione politica, l'analisi del fenomeno mafia. Vorrei partire dalla matrice culturale, profondamente intrisa di quel meridionalismo a cui già molti hanno autorevolmente fatto riferimento, rispettoso dell'idea di patria che già troviamo in Napoli sul finire del Settecento. Penso al progetto costituzionale della Repubblica Napoletana del 1799, delineato sotto la guida di Francesco Mario Pagano, felice sintesi tra le esperienze rivoluzionarie tardo-settecentesche ed un illuminismo rimeditato alla luce della tradizione meridionale. Penso a Genovesi e Filangieri, che nell'affermare il principio secondo cui consacrarsi allo Stato significa dedicarsi ad una ricerca disinteressata della verità e ad una infaticabile tensione al bene comune, ponevano le basi di quella che loro definivano filosofia in soccorso dei governi, coniugando cultura, evoluzione della società e legislazione. In questi snodi trovo molto delle radici del pensiero di Chiaromonte. Il meridionalismo come visione critica e asse su cui declinare il processo di costruzione dello Stato italiano senza alcun arretramento verso ideologie antiunitarie e antistatuali. Chiaromonte si è imbevuto di questa cultura quasi sottesa, D'Alema ha giustamente parlato di un napoletano sobrio, e tuttavia ben presente nel suo percorso umano, politico e civile. Lo dice lui stesso quando, introducendo il suo itinerario di un riformista, scritto quando si avvicinava, cito testualmente, nella sua navigazione il momento di ammainare le vele, radicava le sue riflessioni nella lettura del contributo alla critica di me stesso di Benedetto Croce. Napoli, quindi, sempre e comunque crogiolo di fermenti, cito ancora una sua frase, culturale e politici nuovi, attenta alla propria specificità, ma aperta all'Italia e all'Europa e mai chiusa su se stessa. L'elaborazione politica, vi farò un brevissimo cenno perché altri ne hanno parlato in un affresco straordinario di vita vissuta, ma vorrei solo dire che gli anni tra il 47 e il 50, quelli in cui inizia la sua attività politica, furono assai difficili per Napoli, ma forieri di grandi elaborazioni politiche. Siamo in una città semidistrutta, con una popolazione allo stremo delle forze, in cui la ripresa degli orrori della guerra e delle sue distruzioni si svela in tutta la sua drammaticità. In questo contesto, Gerardo Chiaromonte, è il 47 quando viene scelto come vice segretario del Partito Comunista Italiano in Campania da Giorgio Amendola, si pone come figura di grande rilievo nella ricostruzione del Paese, in un momento in cui si avvertiva forte la responsabilità anche verso le generazioni future di costruire e ricostruire. Due verbi che andrebbero usati molto più di frequente, soprattutto quando le difficoltà del Paese richiedono, come anche oggi accade, il contributo di tutte le forze politiche e delle istituzioni democratiche al risanamento e al rinnovamento del sistema. Anche qui mi sento di dire un ulteriore elemento di attualità dell'insegnamento di Chiaromonte, la capacità di lettura e di interpretazione di una realtà che chiede e propone
forme diverse di rappresentanza, anche attraverso canali prima sconosciuti alla politica, e che postula insieme che del nuovo non si abbia paura e che comunque il vecchio non possa essere del tutto rinnegato. Mi viene in mente allora l'aforisma attribuito a Bernardo di Chartres, quindi vecchio di oltre 8 secoli, che credo sia un'interessante ed attualissima chiave di lettura anche dei conflitti generazionali, secondo cui, cito, noi siamo come nani che stanno sulle spalle dei giganti, così che possiamo vedere più lontano di loro, non a causa della nostra statura o dell'acutezza della nostra vista, ma perché, stando sulle loro spalle, siamo più alti di loro. E veniamo all'analisi del fenomeno mafia. L'altro vissuto su cui, come accennato all'inizio, è ruotata l'esperienza di Gerardo Chiaromonte, quella in cui, il periodo in cui ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Antimafia negli anni 1988-1992. Periodo che fu per Chiaromonte l'occasione per guardare alla politica da un'altra angolatura. Lo ha ricordato il presidente Napolitano nella sua introduzione a quel libro non ultimato, breve ma densissimo di riflessioni, che è appunto I miei anni all'antimafia. Di questa fondamentale esperienza colpisce la straordinaria capacità di analisi, anticipatrice di esperienze che verranno tragicamente in evidenza ben più avanti nel tempo, sottolineando la matrice economica dei fenomeni di criminalità organizzata. Cito testualmente: diversa è la situazione che riguarda la mafia in Sicilia o altre forme di delinquenza organizzata in altre parti del Mezzogiorno. Esse godono di un consenso sociale di massa che deriva dalla situazione economico-sociale del Mezzogiorno e dalla concentrazione che qui si verifica della disoccupazione giovanile di tutto il Paese, che rappresenta un serbatoio pressoché inesauribile di malevolenza mafiosa o camorristica e che ha le sue caratteristiche di massa in una illegalità diffusa. Se si pensa, ad esempio, che nella città di Napoli l'attività del lotto clandestino, che in ogni caso ha un reddito più alto di quello statale, ma funziona certamente in modo più efficiente e puntuale, coinvolge decine di migliaia di persone. Fine della citazione. Simili considerazioni potrebbero certamente essere trasferite ancora oggi nell'analisi del fenomeno della criminalità organizzata e dell'economia che adesso è sottesa. Negli anni di lavoro presso la Commissione Antimafia, Chiaromonte ha inoltre dato sostanza all'esigenza che la lotta contro la criminalità non possa mai essere disgiunta da un'attenta considerazione delle esigenze di garanzia e di rispetto dei diritti fondamentali. È in questo contesto che prende corpo il pensiero di Chiaromonte, ulteriormente maturato negli anni tumultuosi di Tangentopoli, sulla centralità del diritto di difesa e sulla necessità che in ogni contesto siano assicurate le condizioni per il suo pieno esercizio. Attenzione alle regole del giusto processo e dunque al corretto bilanciamento tra i delicati interessi in gioco. Risuonano ancora le coraggiose parole pronunciate nel suo ultimo discorso a Napoli a difesa dell'opera dei magistrati, ma con un forte richiamo all'osservanza delle regole dello Stato di diritto e ad un uso equilibrato degli strumenti a disposizione, quali la carcerazione per motivi cautelari. Aveva a Chiaromonte nitida la convinzione che non può esserci per nessuno una zona grigia tra il diritto, la legalità e la loro violazione. O c'è stato di diritto e stato dei diritti, oppure c'è violazione del diritto e dei diritti. Uno stato di diritto in cui si parla di una giustizia non urlata, ma comunemente accettata ed in cui le funzioni più elevate dello Stato, come quelle della Commissione Antimafia, rispettano il perimetro loro assegnato dall'ordinamento. Un confine, un perimetro che Chiaromonte fece sempre proprio e della Commissione Antimafia con profonda convinzione, escludendo ad esempio sia la convocazione dei pentiti da parte della Commissione, sia l'utilizzabilità di documenti non ufficiali e di voci correnti nell'opinione pubblica a fondamento delle decisioni della stessa Commissione. Dunque, tenendo la barra dritta sul principio che non si dovesse fare di ogni erba un fascio, dell'amministrazione dello Stato, delle varie strutture pubbliche, anche dei partiti e degli uomini politici, si dichiarò contrario all'equivoco di fondo per cui la Commissione fosse una specie, sono sempre parole di Chiaromonte, di giustiziere del re,
una sorta di comitato di salute pubblica destinato a far cadere testa su testa. Trovo questo pensiero davvero emblematico di un grandissimo rigore morale, di un equilibrio non comune, di un'esemplare forma di rispetto delle istituzioni, certo, ma anche dei diritti delle persone. Viviamo in tempi non facili. Paura del futuro, sfiducia sono sentimenti che molti nostri concittadini, soprattutto giovani, nutrono. La storia umana e professionale di Chiaromonte ci insegna che cultura, coscienza civica e una politica attenta ai valori e ai bisogni dei cittadini permettono di affrontare e superare anche le sfide più difficili. Chiaromonte ci ricorda che in questo percorso non bisogna mai sbandire le armi dell'equilibrio e della saggezza. Virgolettato, a chi mi chiedesse, concludeva Chiaromonte in una lettera all'Unità del 14 marzo del 1993, se io preferisco gli eccessi o le inerzie, risponderò sicuro, né l'una cosa né l'altra. Grazie. Grazie Ministro, veramente grazie. E prima di dare la parola al Presidente della Repubblica, io do appuntamento come Fondazione Gerardo Chiaromonte a ottobre a Napoli, dove terremo un convegno su Gerardo Chiaromonte, sul suo percorso formativo come uomo, come dirigente meridionalista e politico. Stiamo lavorando per questo appuntamento. Questa iniziativa, questo nostro incontro, non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Franca, di Bice, di Silvia e soprattutto di Antonia Tomassini, che non mi ha dato pace in questi ultimi giorni. Ma aveva ragione lei. Grazie. Presidente. Signor Presidente del Senato, signora Ministra, care donne Chiaromonte, signor Presidente della Fondazione, relatori e amici tutti, pensando a questo incontro mi sono provato a ripercorrere mentalmente le tappe essenziali di un'amicizia e di un impegno comune che hanno abbracciato quasi 50 anni a partire da quando eravamo ventenni o poco più. Ma troppi fatti e date mi si affollavano nel ricordo, perché sono state tante le prove che si sono succedute nell'agitato svolgersi della vita pubblica italiana e della vita nostra, di Gerardo, mia, di quanti avevamo scelto sull'onda della liberazione la via della politica, della concreta quotidiana attività politica. Tante prove, crisi, svolte, fino a quelle degli ultimi anni e mesi dell'esistenza di Gerardo e della sua battaglia. Dirò dunque solo che nell'affrontarle ogni volta sempre reagimmo all'unisono, talmente profonda era tra noi l'affinità di pensieri, di modi di vedere e di sentire, per effetto di una comune formazione e poi di un percorso strettamente, singolarmente intrecciato. Ci formammo entrambi in quella Napoli operaia che ci appariva tra gli anni 40 e 50 esprimersi nel Partito Comunista, io napoletano, lui lucano, di estrazioni sociali diverse, con studi universitari diversi, potrebbe aggiungere Giuliano, con diversi cromatismi, ma mossi dalla stessa ansia di conoscenza diretta della realtà sociale, di compenetrazione col mondo delle fabbriche e dei quartieri popolari. È vero, venimmo presto, ancora assai giovani, riconosciuti e valorizzati nel partito e nell'agone politico, ma partimmo, non è superfluo rammentarlo oggi, con modestia, con serietà, da un faticoso e non breve apprendistato di base.
Sul piano politico, tra le crisi che vivemmo per prime, vale la pena di ricordare quella dei rapporti nella sinistra, tra comunisti e socialisti, dopo la sconfitta del Fronte Popolare nel 1948 e dinanzi all'evoluzione in senso autonomistico del Partito Socialista Italiano. Una crisi che vivemmo dal giorno dove vedemmo incrinarsi quell'unità che lì avevamo costruito. Una crisi e una tematica che si sarebbero presentate nei decenni successivi a più riprese in termini via via diversi, ma che Gerardo e io sentimmo sempre come cruciali, cercando di non smarrire mai il filo di una ricerca e di una prospettiva unitaria. Perché quello era in effetti un banco di prova del non settarismo, del non dogmatismo, dell'apertura a nuovi orizzonti che volevamo preservare e affermare nei rapporti tra le forze di sinistra, in quanto condizione perché esse potessero assolvere la loro funzione e responsabilità nazionale nel rinnovare la società e lo Stato, identificandosi con la Costituzione repubblicana e ponendosi a suo presidio. E insieme, dal punto di vista del PCI, non perdere il filo del rapporto unitario col Partito Socialista significava non chiudersi in un orizzonte ideologico e in un quadro internazionale che non erano quelli della sinistra europea. Ma al di là di ogni discorso ristretto all'area delle forze di sinistra, il senso di una funzione e responsabilità nazionale democratica guidò Gerardo nella grande crisi svolta del 1976, impegnandolo in prima linea al fianco di Enrico Berlinguer nella scelta e nella gestione di una collaborazione di governo con la Democrazia Cristiana dopo decenni di netta opposizione. E ci volle coraggio per quella scelta di inedita larga intesa e solidarietà, imposta da minacce e prove per l'Italia che si chiamavano inflazione e situazione finanziaria fuori controllo e aggressione terroristica ormai già manifesta allo Stato democratico come degenerazione ultima dell'estremismo demagogico. Di quella fase D'Alema ha dato ora una complessa e ancora sofferta ricostruzione. Per parte mia, nella brevità che comprenderete di questo mio ricordo, non voglio nascondere che l'unico momento, direi, in cui non ci trovammo io e Gerardo in piena sintonia fu quello della concitata chiusura da parte del PCI dell'esperienza della solidarietà nazionale. Decisione che fu foriera di un sostanziale arroccamento che con Gerardo ci trovammo d'altronde ben presto uniti nel giudicare fuorviante. Mi fermo ora in questa breve più personale rievocazione. Importante è che dall'insieme dei contributi offerti qui stasera sia emersa la ricchezza e la forza complessiva della personalità di Gerardo, del cui progressivo pieno esprimersi e affermarsi forse non si può dire meglio che con le parole da lui riferite all'amico e compagno Edoardo Perna. Seppe essere, pur dall'opposizione, un uomo di Stato e lo dimostrò, come si è appena ricordato, dinanzi alla crisi del sistema politico istituzionale culminata drammaticamente nell'ultimo scorcio di vita di Gerardo. Una crisi di cui egli colse ragioni e potenzialità, ma anche aspetti torbidi e rischi, e da cui quindi non scaturì l'autentica svolta che sarebbe stata necessaria. Ben vive sono dunque le fondamentali lezioni intrise di passione, di tensione morale e di dedizione verso il Paese che Gerardo ci ha lasciato, anche arricchendole conclusivamente con amari riconoscimenti autocritici che sono stati d'altronde ricordati. Esse non ce lo consegnano come uomo di un'altra epoca, perché ci rimandano a visioni e a valori irrinunciabili. La visione, innanzitutto,
della politica come responsabilità cui non ci si può sottrarre e di cui si deve rispondere in primo luogo a se stessi. Gerardo giunse perfino ad avvertire ed esprimere un senso di rimorso, così scrisse, per essersi in qualche misura, in qualche periodo, allontanato dalla realtà della sua terra, del suo mezzogiorno, dall'impegno ad affrontarne da vicino i problemi. Ed era quel suo senso di rimorso non solo un segno del suo intimo convincimento di meridionalista autentico, ma la testimonianza della sua moralità di uomo politico. Non è di questo, peraltro, che parlano certe campagne che si vorrebbero moralizzatrici e in realtà si rivelano nel loro fanatismo negatrici e distruttive della politica. Grazie. Grazie.